Ciao a tutti i miei cari artisti. Allora, oggi video spacchettamento. Mi è arrivato questo pacchettino che dovrebbe essere un pacchetto di Petit 3D. Volevo aprirlo con voi. Io direi di iniziare subito, onde evitare che me ne vado in chiacchiere, perché se no qua finiamo domani. Allora, io ovviamente lo so cosa ho ordinato, però voi no. Per cui vediamo cosa abbiamo preso. Dato che ho visto comunque che molti prendono sul sito di Petit 3D. Ho detto facciamoci un po' un giro. Effettivamente ci sono delle cose molto carine a prezzi anche accessibili. Allora, vi abbasso un attimino il telefono. Allora, questo è lo scatolone. Che cosa c'è? Carta. E questo è il pacchettino. Ok, togliamo tutte le cosine. E questo è il pacchettino. Allora, vi metto un pochino, no, vi ho messo troppo vicino. Ok, va bene così. Allora, carina la scatolina però. Mi piace. Sì. Si può riutilizzare. Allora, Petit 3D, beh, vi stavo sparaflesciando e mi stavo incartando anche con la lingua. E sì, Petit 3D, questo è il cartoncino, un bel cartoncino, sinceramente, mi piace. Vediamo. Allora, ecco l'alberello gotico che io le cose un pochino gotiche le adoro, per cui questo mi vedrete fare. Allora, sembra bello lucido. Mi piace. È un po' grandino, ma sì, più o meno è una misura che non ci dispiace. Ci piace, ci piace. Bellino. Oddio, qui un attimo, sembra rotto. Sembra rotto, stavo vedendo fuori dal telefono. Sembra rotto, però lo voglio vedere da colato perché non lo so, potrebbe anche confondersi, camuffarsi con i rami. Non mi dispiace, anche se è un pochino difettato, ma va bene. Vediamo poi quando lo colerò. Poi ho preso la farfallina con il teschio dentro, perché io in giro non sono riuscita a trovare prezzi accessibili sempre. Questi soggetti con lucido opaco. Per cui ho detto prendiamone qualcuno, perché no? E il teschio dentro la farfallina non ci dispiace assolutamente. Anche questa proveremo a fare la colata. Bello questo. Oddio, questo cos'è? Pezzetto di scotch. No, pezzetto di gomma siliconica, forse gli è rimasta attaccata da qualche altra creazione. E niente, proveremo a colarlo. Ah, stavo dicendo, bello questo effetto con vari colori. Mi piace. Bene,
altro test da fare. Poi non poteva mancare la clessidra. Io questa ovunque l'ho vista, l'ho sempre adorata. L'ho sempre adorata. Ah, qui c'è il cartoncino. Dai, e vieni fuori per piacere, grazie. Ah, carino. Oddio, qui forse lo stampo ha rilasciato un po' di unto, ma ce ne frega qualcosa a noi? No, a noi ci interessa questo. Però è bello il cartoncino. Pensavo che questa accuratezza l'avesse soltanto nelle box, no, nelle mystery box, come si chiamano? Quelle a tema che fa di solito Petit 3D. Però, vabbè, c'è o non c'è, non è che fa, non è che ci faccia grande differenza. Allora, stesso discorso di prima, un altro stampo con lucido opaco, perché qui lo stampo è lucido con i disegni opachi, ma anche questa andremo a colare subito perché ho già in mente come farla e se viene bene. Pensavo fosse un pochino più alta, ma va bene, va bene, ce la facciamo andare bene lo stesso. Non che sia bassa, però per quello che ci voglio fare io, poi vediamo. Poi cosa abbiamo qui? Oh, ancora Natale. Vabbè raga, io quando vedo qualcosa che mi piace lo compro. Natale, Pasqua, Ferragosto non mi interessa, perdonatemi se ancora vedete le cose di Natale. Ma ah, qui c'è cartoncino invece. Di là era un foglio di un fumetto. Qui c'è un cartoncino anche bello. Mi piace. Un bel cartoncino. Dovrebbero essere quelli da scrapbooking, penso. Allora. Cosa sono questi puntini qui? E lo dobbiamo colare anche questo. Stessa cosa per gli altri, effetto lucido opaco. E devo vedere questi puntini, si vedranno sicuramente sulla creazione, però devo vedere anche che effetto che fa. Ripeto, io gli stampi li provo sempre, perché anche un minimo difetto potrebbe anche risultare una bella cosa, eh? Non è detto. Bello. Allora, voi qui lo vedete rosa e oro. Effettivamente anche fuori, cioè realmente è rosa e oro. Però dalla telecamera, dai la questa telecamera, dal telefonino è oddio, ci stona un po'. Mentre dal vivo il rosa non è così tenue. È un rosa proprio di quelli ciclamino, sapete, la parte chiara del ciclamino, che è quel bel rosa, mi piace. E il rosa si vede, non il rosa, l'oro veramente sullo stampo si vede, non si vede, si nota di più dal telefono. Bella, bella la palla di Natale. Poi altro stampo. Ancora Natale. vabbè, raga. Cioè, io ho aperto il canale per fare gli addobbi per l'albero di Natale. Per cui io sono un folletto di Babbo Natale e questi non mancheranno mai, cioè li comprerò vita natural durante. Testo della memoria. Quanti rettangoli ci sono nella figura? Peccato che non lo posso vedere. Bella, cioè, mettere queste cosine qui è anche un'ottima idea di riciclo. Brava. Va bene, fiocco di neve, sempre con i particolari lucidi opachi.
E mi sono fatta un po' di scorta di stampi lucidi opachi. Poi c'è ancora qualcos'altro. Cos'è questo? Io non l'ho ordinato. Non è una cosa che ho ordinato. Anche perché non sono soggetti che uso. Anche perché è resina, sì, a giudicare dalle bolle, sì, è resina. Però non so se è resina epossidica o resina poliuretanica, mi sembra che era quell'altra. Non mi ricordo. Però è carina. Apriti. Sedano. Allora, carina. Ci sono un po' di bollicine sui fiorellini. Però non è male. Cioè, le bollicine sì, sono anche un pochino sulla texture del legno, ma si camuffano bene, figuriamoci. Ma carino, questo dovrebbe essere un regalo. Non so se Petit 3D fa un regalino per ogni ordine che si faccia, oppure se c'è un tot. Questa non la sapevo, è la prima volta che faccio un ordine a Petit 3D. E no, dai, è carina. Poi non lo so, sarà da colorare questa, penso. Non so cosa farci, ma prima o poi qualcosa mi verrà in mente. È finita la scatola. Perché è finita la scatola? Perché io ho ordinato soltanto queste cosine qui. Eccole. Allora, abbiamo ricevuto in regalo un bel portoncino. Continuo a guardarlo perché. Allora, così bianco mi attira, ma non mi dice niente. Dovrei colorarlo, ma non so cosa farci perché non è uno dei soggetti che di solito uso io, ma in futuro molto probabilmente la userò. Prima o poi qualcosa mi viene in mente. Non c'è santo che tenga. E niente, questi sono gli stampi che ho preso. E noi li andiamo a colare e ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E se volete, logicamente, attivate la campanellina se volete la rottura di scatole della notifica. E noi ci vediamo al prossimo video perché io devo andare a colare, poco ma sicuro, perché ormai devo colare. Ciao ragazzi, ciao a tutti.